Quest'oggi dovrò cercare due fuggitivi molto pericolosi. Uno si chiama Fere, l'assassina di tutto, e l'altro si chiama Gonks, colui che spacca la testa nei muri. Non so perché. In ogni caso... Perché? Non lo so. La sfida è molto particolare. Io sono l'agente che deve trovarli entrambi. Sono due fuggitivi e stanno scappando per tutta la mappa di Fortnite. Questa è una cosa che ci hanno consigliato nei commenti, comunque. Funziona in questo modo. Loro partiranno dalla banca di Tilted Towers, perché hanno appena fatto una rapina, e potranno scappare ovunque. Ogni minuto però loro mi dovranno dire le coordinate in cui sono. Ad esempio, cosa ne so, sono nel quadrato E6, quindi io saprò che saranno in questa zona. In questo modo io dovrò andare costantemente a cercarli, avrò un kart, quindi mi muoverò più in fretta di loro, e il mio obiettivo sarà trovarli ed ammazzarli entrambi. Loro l'unica cosa che avranno per difendersi sarà un fucile a cecchino, e dovranno riuscire a rimanere in vita o ammazzarmi. E nel caso in cui dovranno rimanere in vita sarà per, penso quanto, 15 minuti? Secondo me è la durata giusta, no? Boh, sì, ci sta. Perché dai, comunque non è per nulla semplice. Allora, e ci prendiamo un attimo per lootare e poi si parte. Gli shield li possiamo bere, ci possiamo curare? Allora, curare dopo no, potete partire full shield. Ok. Secondo me è la cosa migliore, perché altrimenti poi diventa una roba infinita, infinitissima. No, infatti, per quello chiedevo, per quello. Ok, allora, a me serve... Io ancora non ho trovato un cecchino. Beh, io ancora non ho trovato armi decenti. Sì, ma cioè, sto lootando da 2 ore e ancora non ho trovato un accidente di cecchino. Mi preoccupa, vi informo già che è un rift to go io. Io. Ah, okay. Cavolo. Granate e altro lo possiamo prendere o lasciamo perdere? No, solo cecchino. Solo cecchino, okay. Partiamo a 50 minuti tondi a priori dal loadout che abbiamo. Ma non ho un cecchino. A retail sì, ho il kart. Ok. Non ho un cecchino. E nel caso non potrei sparare. Porca miseria. Nel caso dovrei giocare solo sul nasconderti. No. Vabbè, cavolo. Entrambi. Siamo messi male. Cosa c'è di lì? Non c'è un cecchino a tinte ed è brutto. Beh, raga, il mio loadout è tutta armi bianche. Vi devo ammazzare, quindi non è che mi sta andando molto bene. Cercati qualcosa di meglio. Allora, cambio palazzo, Gonks, perché mi sono dato conto che eravamo nello stesso. Grazie. Vediamo se riesco a trovare qualcosa. Yacca. Ok. Dimmi te che in tutta Tilted non si trova un cecchino. Sì, non è normalissima come cosa. Questo fa male. Questo l'hai trovato? È RPG. Ah, ok. Bello. No, il barret non sarebbe l'arma ideale. Dato che vi devo cacciare, devo essere devi più avere veloce. Armi esatto veloci. Sì. Quindi non è dai, l'arma ideale. Dai, un cecchino, uno. Cioè, non possiamo stare senza armi, poverissimi. Beh, potete comunque giocarla a scappare. Tanto è uno dei due modi per giocarsela. Anzi, magari il cecchino vi distrae e vi porta a scappare peggio. E di conseguenza non magari perdete prima. Oh, vabbè, io non lo sto trovando. Non so che dire. Neanche io so che dirti, cara. Sei sfigata e basta. Ho notato. Allora, posso trovare un M16 che non è bianco in questo minuto restante prima di partire? O no? È troppo? E chiedere troppo un M16? Vero? Assolutamente sì. Cosa facciamo? Che i lama non si possono lootare? Per evitare di trovare 200 trampolini? Boh, va bene. Perché sì, secondo me altrimenti io vi devasto. Nel senso, prendo 10 trampolini e vi acchiappo troppo ovviamente easy. Cerchiamo di giocarla al meglio possibile evitando queste cose che sono cioè fastidiose. Vale il loot che troviamo nelle ceste. Se trovate lì un trampolino, un rift to go e così via, vale. Però nei lama ne troviamo 45. Diventa noioso. Certo, quindi facciamo che non valgono. Allora, questo va bene, ok. Continuo a non trovare un M16. Continuo a non trovare un cecchino. No, niente. Io ho un rift to go e un launchpad, basta. Ok. No, allora, beh, io ho dei bouncer. Voi iniziate a correre, raga. Così, senza armi? Beh, non avete trovato, quindi sì, beh, giocate ma solo sul non farvi acchiappare per 15 minuti. Potete billare, potete nascondervi, potete sopravvivere, avete la mappa intera. Va bene. Non va per niente male, secondo me. Ma è giusto. Gonks, dove andiamo? Allora, a 49 minuti, vi dico già, a 49 minuti mi dovrete dire la vostra posizione. Secondo me è qui. Ci sta, ci sta. Qui ci dobbiamo dire le coordinate, però poi nel mentre noi ci muoviamo, sì, no? Ok. Andiamo. Sto pensando di giocarmela così. Sì. Tanto non ho l'air decente, quindi faccio così. Ok, che direi che tu? Posso partire per andare a caccia. E niente, stavo finendo di provare a lootare qualcosina, però non trovo la R. E stavo pensando di usare un fucile da caccia al posto della R. Ma se trovo un cecchino, tipo, mentre corro, lo posso prendere? Sì, puoi. Beh, devo andare a caccia, un fucile da caccia dovrò pure averlo. Secondo me è necessario. Ha senso la cosa? No, certo che ha senso. Magari porta bene. Niente, trovo solo R bianchi, vabbè. Inizio a partire. Oggi tanto non va bene il loot della parco giochi, cioè davvero imbarazzante. Ah, vabbè, il resto mi piace, è quello che fa proprio schifo. Ma cavolo, io ho fatto tipo 4 palazzi e non ho trovato un cecchino. Ah, vedi, qua è pieno di lama, quindi ovviamente li evitiamo. Sto Aspetta, partendo. Vediamo se c'è qualcosa qui nelle...
Mi sa proprio di sì. A 49 minuti ti dobbiamo dire le coordinate. Ma siamo appena arrivati nel posto. E vai. Tanto poi dovete continuare a correre sempre voi. Il termico, okay. Vai, ditemi il quadrato. C5. Ok. Il termico va bene? No. Capisci? Ho trovato una macchinetta. Mi dispiace. Pensate soprattutto alla posizione, raga. Il vostro obiettivo è non farvi trovare fino a E35, mi pare. Ferri. Dimmi. L'ho trovato. L'hai trovato in terra? Ok, prendilo. Maledetti. Va bene uno. Per il momento adesso, ovviamente sì, non siamo fermi, eh. Ricordatevi che io mi muovo molto più veloce di voi. Appunto. Quindi sto già diventando pericoloso. Perché con il kart sgommando vado veloce. Non sgommare. A 48 Benetto. Dovete ridire la vostra posizione. Ok. A quanto? Aspetta. 48 giusto? Sì. A 48, allora siamo fermi qui. Così poi ci possiamo muovere. Belle tattiche di Gong. Giusto. Fermo qua. Sta arrivando, maledetti. Tipo qua. Vi venga a prendere. Anche se secondo me arriva nel frattempo. No, non sono così veloce, eh. Diciamo che dalla C5, prossima volta andiamo. Abbiamo un minuto. Ah, così fate? Sì. Va bene. Era questo il senso. Eravamo fermi là, molto vicino. Ok. Andiamo al volo. Vi do giusto un indizio. Inizia a essere veloce. È vicino. Quindi non lo so. Cercherei di muovermi bene e di stare magari già abbastanza nascosti, soprattutto perché comunque un quadrato è bello grande. Dovete giocarvela bene a nascondino. Lo so. Avete un solo cecchino, giusto? Sì. Ok. E per ora penso rimarremo così. Due. Ma due? Che cavolo. L'ha trovato adesso? Sì. Davvero? No, aspetta, ma vale l'airdrop? Ma lo so. Ho detto non volevo ni lama. Forse non vale neanche l'airdrop. Dai, va bene un cecchino, dai, lo tieni solo tu, Ale, va bene. Ok, allora butto l'altro launchpad. Dai, ci sta, perché poi ho paura che diventi, cioè, troppo esagerato che noi scappiamo da una parte all'altra. Allora. E ah, dobbiamo posizione? Il nuovo quadrato C. No, B5. B5? Mm-hmm. Ok. Inizia ad esserci un po' di ansia? Un pochettino. Sono vicino? Hai capito, intendo? Sì, ti ho capito. Però il problema è che non so se. Cioè, probabilmente arrivo prima. Non lo so, proviamoci comunque, sì. Una buona idea. Dobbiamo passare dal lato giusto, io. Perché non voglio lasciare tracce, capito? Esattamente. Possiamo usare un rift to go. Aspetta. Anche se forse possiamo salire direttamente da. No, mi sa che così ce la facciamo, eh. Perfetto, dai. No, perché il rift probabilmente lo useremo quando. Ah, no, dobbiamo scappare. Sì, esatto. Non fa. Nuova posizione? B5. Ok. Ah, io ho incidentato. Maledetti, oh. Però manca ancora un sacco di tempo, quindi. In effetti 10 sì. minuti. E io sono totalmente a caccia ormai. Cioè, sento quasi il vostro odore. Sì. Io sento l'odore di cibo, c'è mia madre cucinando in cucina. Beato! Che fame. Allora, non lo so se è una buona idea, Prima sembrava, adesso non più. Io direi di usare un rift. Siamo messi male. Vai, lo usi tu. Ok. Vai. Prima decidiamo dove andare. Ok. Tipo. Allora, tecnicamente ci dobbiamo nascondere, magari facciamo tipo qua. Va bene. La posizione neanche ve la chiedo, la nuova, perché tanto. Chissà se lo vediamo arrivare. Vediamo. Ah, dai. Sto odiando il kart, ve lo dico. Letteralmente. Riuscire a guidarlo? Riuscire a guidarlo già riesco, però. Per andare veloce. Prego, rimbalzo. Niente. Ok, dobbiamo sceglierci una posizione abbastanza buona. Dove poi potremo spostare facilmente. A 44 la posizione. Ok. Quanto qui puoi scendere dal kart? Sì. Ah, ok. Sono io che decido se restare o meno sopra.
Fere, dimmi che è ancora un rift to go. Sì. Ma li sprechiamo tutti così. Questo non è sprecato. Cosa vuoi fare? Mettimi i segni. No. Qualsiasi è posto. Qui, è qui! Sotto il veicolo! Dove siete? No! Ma ci possiamo sparare quindi? L'ho dovuto usare. È l'ultimo che ho però. Cavolo, dovevo stare nascosta, Gonks. Dov'è Gonks? Io mi ero nascosta bene, dovevo stare lì, non mi avrebbe mai visto. Io me l'ho dimenticato che avevo fatto sta scemenza di non avere il coso, l'M16. E quindi gli ho dato un colpo di caccia. L'hai notato. Uffa. Gonks so che è da qualche parte ancora qui. Aspetta. Ammetto che a guardare da lontano. Forse. Cappa. Via. Cavolo, sì, dovevamo nasconderci. Probabilmente non ci avrebbe notati. Non sapeva che stavamo qua. No, ti stai seguendo. Oh, cavolo, io non ho rift da questa parte. Smettila di tirare razzi, ma che sei matto? No, devo andare ad aiutarlo. Non posso stare così. Cosa? No. Via. Cavolo, io che volevo andare ad aiutarti. Non è stata una buona idea. Se riesci scappa, sì. Da qualsiasi parte. È la vera e propria caccia all'uomo, sì. Vi ho mandati bassi entrambi ormai. Io ho preso Fere 110, no? No, sono 83 di vita in questo momento. Perché poi ho preso un po' di danno lanciandomi dall'accidente di Mattani. È dietro di me. Come dietro di te, aspetta. Maledetti, venite qui. Sì. No, no! Come è successo? Per entrare nel rift preso qui. No. Dov'è la vigliacca? Dov'è la vigliacca? Non la vedo. Quello è un airdrop. Quello è un airdrop. Dov'è? Oh no. Vabbè. Però non ho più un cecchino. Lo so. Mi Ma tu sei morto, caro, quindi infatti, non è che... Infatti, infatti. Vabbè, può stare vicino. No, può stare vicino secondo me. Però non puoi agire, capito? Cioè, conti come persona morta, dai. Come uomo preso. Beh, sì, è giusto. È catturato dalla legge. È difficile, quindi ci sta che sia una vita e basta. Tac, tac. Fino a quanto devo resistere? C'è qualcuno qui? L'ho depistato. Non è vero. L'ho trovato. Fere, scappa. Alla terra. Ma, teoricamente mancano 6 minuti. Sì, ce la faccio sicura, guarda. Cerca un rift da qualsiasi parte. Penso che siano troppo lontani ormai. Erano dall'altra parte. Caccia all'uomo con il caccia. È giusto così. È giusto così. Beh, dai, sì, siete durati. Non è andata benissimo. Quanto siete durato? Una decina di minuti, no? Dai, sì, secondo me minuti. Sì. Non è male, non è male. Perché ovviamente dicendo le coordinate. Dovevate panicare meno lì a parco. Se stavate zitti e stavate nascosti. Allora io mi ero nascosta. Ok. Ero proprio nascosta, okay. Dentro un posto. Poi Gonks mi ha fatto: vieni qua, vieni qua. Come sono uscito? Ho sentito il tuo veicolo. Quindi... ma dovevate stare un po' più tranquilli. Esatto. Sarei dovuta rimanere nascosta. È stato quello l'errore principale. Non mi picconare. Ma dai, ci sta, ci sta. Si potrebbe anche riprovare a rifarle, vedere un pochettino come va. Perché è molto... carina. Comunque è carina. È divertente. È bilanciata, sì, con questa cosa di ogni minuto. Risulta bilanciata, sì, no. Poi quando inizi a usare i rift, tipo voi quando avete usato il rift, ovviamente non sono arrivato lì a caso. Vi ho visti proprio a livello di traiettoria. Ho fatto ok, sono andato da certo. Parco. E quindi è figo anche il fatto che se usate un qualcosa per muovervi più in fretta siete anche molto più visibili. Non lo so, è divertente, dai, mi è piaciuta parecchio. In ogni caso, ci fermiamo così. Qua sotto come sempre accompagnati altri video. Iscriviti al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao.